Buongiorno a tutti e a tutte, sono Matilde Valenti, ho 25 anni e sto svolgendo il mio anno di servizio civile al Centro Evento Progetti Donna all'Ufficio Comunicazione. Vi leggerò un estratto tratto dal libro di Guadalupe Nettel, La figlia unica, che è l'ultimo romanzo che ho letto e mi è piaciuto particolarmente perché attraverso uno stile semplice riesce a trasmettere dei messaggi molto complessi e profondi sulla maternità. Un po' di tempo fa ho letto che a volte i bambini si affezionano di più alle donne che li accudiscono che alle loro madri. E a dire il vero questa cosa mi preoccupa. Monica le ha ricordato che per molte generazioni le signore ricche o della classe media hanno lasciato i figli in mano alla servitù, mentre altre donne, ancora più povere, badavano i loro bambini. E non solo alla servitù. Pensa a quanti bambini sono stati educati dalla nonna o dalla sorella maggiore. Tu non hai nipoti? Alina ha negato con il capo. Abbiamo sempre accudito i figli delle altre e altre donne ci hanno sempre aiutato ad accudire i nostri. Certo che si creano legami tra i bambini e le madri sostitute, ha detto, ma non mi sembra una cosa così negativa, neppure che ci si scambino i ruoli, perché noi madri sfinite possiamo riposare. Ti rendi conto che non molto tempo fa si usava assumere una donna per allattare i bambini? Tutto questo per dirti quanto è sempre stata permeabile la maternità. Molte femmine di specie diverse si fanno carico dei piccoli delle altre. I delfini, per esempio, hanno varie madrine che assistono la madre al momento del parto e l'aiutano ad accudire il suo cucciolo. Succede anche negli uccelli. Alcune depongono le uova in nidi altrui, dove la femmina di una specie diversa ha già deposto le proprie, perché siano quegli uccelli ad occuparsi dei loro pulcini. A volte sono così astuti da buttare giù le uova presenti per assicurarsi che i propri piccoli siano ben accuditi. E gli altri uccelli non si accorgono dello scambio? Ha domandato Alina un po' scandalizzata. Non ne ho idea, magari preferiscono non saperlo. Di sicuro badano ai figli delle altre come fossero i propri. Tra l'altro, il legame di sangue non garantisce niente. Pensa che molto spesso sono i padri, i nonni, gli zii a picchiare e violentare i bambini. Le famiglie biologiche sono un'imposizione ed è ora di desacralizzarle. Non c'è ragione di doversi adattare se non funzionano.